Let's go! Benvenuti lupetti in questo nuovo episodio di Kirby Adventures Wii. Nello scorso episodio abbiamo cominciato Frontiera Frittella della modalità extra e oggi andremo a finire la modalità extra di Cima Frittella. Quindi mondo 6. Credo di aver detto male il nome, vabbè. Allora, cavolo. Ok, vai su. Ok, perfetto. Ma se non mi ricordo male, non è obbligatorio arrivare con lo stivale. Potete anche saltare tutta questa parte, perché ci sarà un altro stivale che vi aspetterà qui. Ok. Ok, presa. La seconda è qui sotto, ok, presa. Allora, fuoco o ghiaccio? Cioè andrei con ghiaccio. Vediamo, e Sumo Bros o Bunkers? Ok, Bunkers. Cavolo, e fine. Allora, qui non c'è niente, quindi possiamo anche andare avanti. Almeno credo non ci fosse stato niente. Ok, ho appena sbagliato, quindi ci vediamo qui. Ci vediamo direttamente con l'abilità Mega Martello, Martello Gigante, quello che è. Ok, ho recuperato l'abilità Martello Mega Martello e... no, Martellone, ok. Thank you.
Allora, qua si può anche non fare niente. Qua invece non mi ricordo. Ok, no. Qua bisognava far qualcosa. Ok. Bisognava far qualcosa. Ok, ce l'ho fatta. E dovrebbe essere questo il punto. Via. Ah no. Ah, vino la campana. Vediamo. Ci dovrebbe essere la campana. Vediamo un po'. Ok, sì, è qua. Per un pelo. Ok, rifacciamo tutto. Tanto. Allora, vediamo un po'. Allora, cerco di farmela per di più in volo. Cavolo, no. Ok, ce l'ho quasi però. Ok. Allora, ok, io prima sono molto morto qua. La prima volta. Ok, sali e andiamo. Ok. Ok, fino alla porta ci siamo. Allora, uva. E andrei con lancia, perché mi sembra tra le due la migliore abilità. Ok, ci vediamo direttamente dal boss, dal mini boss, da Phoenix. Andiamo di nuovo in lancia. Ah, pensavo di perdere l'abilità. Cavolo. (Susurra)
Ok, fine. Andiamo subito a prendere un mazzo in tomato e abbiamo fatto. Ok, siamo al punto di prima. Quindi abbiamo finito. Però prendiamo lottatore che mi sembra più bella. Stanza della vita 4. Ok. Livello 5. Ah, ok, come livello me lo ricordo. Ma voglio approfittare, essendo che abbiamo già fatto, per fare questo. Che non mi ricordo bene cosa faccia. Perché vi fa di affrontare, mi sembra, gli stessi nemici. Cavolo. Ma ho un piccolo dubbio se per caso li fa affrontare in maniera casuale o no. Ok. Andiamo con granata, che mi sembra sei più o meno. Essendo che la puoi lanciare da lontano, forse. Ok. Allora, non volevo prendere il pomodoro, il mazzo in tomato, però. Ok, si è fermato e fine. Ok, allora sinceramente non mi ricordo cosa cambi se andate nella porta normale oppure nella porta segreta. Però dopo magari do una piccola controllata, perché forse i nemici sono al contrario, non mi ricordo. Ok, ho solo più una vita, quindi me la devo proprio giocare bene, altrimenti se muoio non vi farò più vedere la schermata finale, perché intanto ve l'ho già fatta vedere, cavolo, l'abilità. Ok, Redu sconfitto. Ah, subito. Dubior. Ok. No. Ok, presumo gli farò già vedere, quindi adesso poi la schermata di morte.
Ah, non mi dà l'abilità eletta. Mi sembrava di sì. Ok. Questa è la schermata di Game Over, quindi non ve la farò più vedere all'ultimo episodio, quindi adesso farò il livello però da qua, ma volendo vi ho fatto vedere che qui c'è un'altra entrata. Alla fine, come oggi non riesco a parlare. Come potete vedere, era soltanto tutto al contrario. Invece di essere da sinistra a destra, era da destra a sinistra. Quindi, cambiano anche i boss, ok. E un'altra cosa è che ogni volta che farete game over, il gioco vi dà automaticamente, ok, ce l'ho fatta, 7 vite, che è una cosa molto buona. Montesumo. Ok, siamo morti, però la buona notizia è che abbiamo ancora 6 vite e ricominciamo direttamente da questo mini boss, quindi dai ancora, credo, un colpo. Ok, no! Ok, fine. E andiamo dall'ultimo mini boss. Yeah.
Dubior. Ok. No. Ho dovuto un attimo mettere in pausa per una chiamata, ma adesso possiamo finire. No, cavolo! Ho paura che muoio. Ok, sì, muoio. Allora, ci provo ancora una volta, poi farò un taglio finché non riesco a sconfiggerla. Cavolo. Ok, non ce la faccio sicuramente. E invece sì. Ok. Abilità elettro e vediamo cosa. Ok, bisogna fare solo così e presa. Boom, finito. Ok, un mazzo intometo e andiamo dal boss. Allora, andrò con Elettro, perché non mi ricordo che abilità ci fanno scegliere, quindi abbiamo Frusta, Lama, Volo e Lottatore, ma no, Elettro. Allora, l'arena finale sicuramente l'affronterò con il martello o, come sono sicuro, al 99% con Elettro. Perché martello è forte, però anche Elettro. Phoenix Fairy Hits dovrebbe essere. Ok. No, Phoenix è di fuoco.
perché vi dicevo prima, affronterò il 99% dell'arena sicuramente con Elettro, perché facendo lo scudo si è invulnerabili per un bel po' gli attacchi, soprattutto di quei di Phoenix e Magolor. Quindi no, cavolo. Ok, prima fase fatta. Ok, schivato. Cavolo. No, dammi Elettro, che abbiamo quasi finito. Ok, scudo. No, ghiaccio, cavolo. Ok, solo più mega abilità. Mega spada, dai, veloce. Preso. Cibo. Solo più un colpo. Ok, fine. Ah no? Ok, adesso fine. E abbiamo preso anche la vela. Ci stiamo sempre di più avvicinandoci al 100%. Ci mancano solo più 7 episodi. Ce l'hai fatta, Kirby! La roar è completa, i remi, le ali, la prua e la vela. Non manca niente! Il momento che stavo aspettando è giunto! Sei un grande! Ogni promessa e debito ti porterò a vedere la mia casa, Alcantara! Alcantara si trova in un'altra dimensione ed è via lontana, ma la roar ci porterà laggiù in un battibaleno!
Prepara le valigie, Kirby! Ce ne andiamo su Alcandra! Ok, siamo di nuovo finiti a siamo di nuovo finiti a terra per colpa del draghi buoni, che poi alla fine sono buoni. E che altro? Sblocchiamo le ultime stanze. Io nel frattempo vi saluto e nella prossima parte di Kirby Adventure su Wii ritorneremo nelle industrie. Quindi, a domani!